Ciao e benvenuti in questa nuovissima intervista con qualcuno che già conosciamo. Sicuramente vedrai la sua intervista magari nel canale o magari in questa pagina se sei nel sito sopra, no? Questo video. E questo qui è un update perché Ilaria, chiaramente, come avevo promesso già nell'altra intervista, avrebbe ottenuto, come lei aveva promesso, no? Io avevo promesso di rintervistarti, Ilaria. E aveva promesso che avrebbe ottenuto più risultati e chiaramente li ha ottenuti. L'area è fantastica perché implementa, fa e tutto il resto. E adesso vediamo un attimo quali sono questi risultati ulteriori raggiunti rispetto all'ultima intervista, che l'area forse è stata qualche mese fa, forse un anno fa o meno di un anno fa, Allora, forse. sì, per proprio il business a 360 gradi un annetto fa. Ok. E senti, Ilaria, prima magari c'è qualcuno che sta ascoltando questa intervista e non ti conosce ancora, no? Prima di proseguire, facciamo un piccolo, come nei telefilm, facciamo un recap. Cosa è successo l'ultima volta? Soprattutto chi sei e chi aiuti a fare cosa e come? Dacci un background. Certo, ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, io mi chiamo Ilaria Cusano, lavoro come coach e formatrice dal 2005, quindi tantissimi anni in realtà, però nell'ultimo anno, grazie alla formazione con Giacomo, ho creato una scuola di imprenditoria spirituale e sociale, quindi per tutte quelle persone che lavorano nel terzo settore, nell'associazionismo o anche nel business spirituale che vogliono avere un metodo, una struttura imprenditoriali, ok? Quindi sia per aumentare il fatturato e sia per lavorare bene, in maniera più seria, più professionale. Fantastico. E Ilaria, dacci un po' un background, no, dell'ultima volta che tu sei venuta a lavorare con noi. E in particolare, che problemi avevi? Giusto un piccolo recap. Che problemi avevi? Come ci hai conosciuto e cosa hai trovato di diverso, no, rispetto alle altre soluzioni là fuori? Assolutamente. Allora, io avevo un problema che mi ero impantanata, nel senso che pur venendo da un'attività longeva, perché appunto quando ci siamo conosciuti comunque la mia attività esisteva già da 16 anni ed era sempre stata in crescita, però una crescita troppo lenta. Cioè di anno in anno cresceva sempre, ma troppo poco, ero insoddisfatta e frustrata di questa crescita. E soprattutto negli ultimi 5-6 anni continuavo sempre a stare su un fatturato che oscillava tra i 5 e gli 8.000 euro al mese. Una volta ero arrivata a 10.000 euro in un mese e poi non ero andata oltre. Avevo provato a far partire un team per un paio di volte, fallendo miseramente tutte le volte, cioè imparando delle cose, però poi niente, dovevo sfasciare tutto e ricominciare da capo. Ero anche pronta a chiedere un prestito, farmi supportare, insomma, fare all-in nel mio business, però volevo farlo con una guida, cioè avendo la certezza di avere il supporto di qualcuno più esperto di me che mi dicesse cosa fare, come, in che ordine, eccetera, eccetera. E una mia amica, in realtà, io era da 9 mesi che stavo cercando un formatore che mi soddisfacesse, perché poi, insomma, sono molto esigente, prima che trovo qualcuno che mi vada bene ci metto un pezzo. E ero stata 9 mesi a cercare assiduamente finché era venuta fuori questa mia amica che mi aveva detto: "Ma guarda che ho fatto una call con una persona del team di questo Giacomo Freddi che per me è troppo avanti, non va bene, però mi sembra proprio che sia quello che stai cercando tu." E quindi mi passò il link a uno dei funnel, dei video di presentazione del tuo marketing programmatico, e a quel punto io mi presi una giornata per guardare tutto quello che potevo guardare, 20 ore di roba, credo. Presi l'appuntamento per dopo 2 giorni, era sabato, presi l'appuntamento per il lunedì, e il lunedì abbiamo iniziato l'impact coaching esattamente. Il mese dopo, quindi questo succedeva a fine settembre del 2021. In ottobre del 2021 io fatturai 30.000 euro in un mese, per cui dire che ero entusiasta era poco. Ecco, questo è quando qualcosa funziona bene, no? Chiaramente va implementato, Ilaria è una che implementa, se no non funziona niente. Vuoi dire, ho comprato anche io un tapirulan e non l'ho usato mai, però a parte quello, no? Ilaria è una che implementa. E una cosa da sottolineare, no, Ilaria, è che tu adesso sei entrata anche nel nostro programma più avanzato che è il 360, 1% 360. In questo 360 noi sblocchiamo quelli che sono i vari breakpoint di un'attività, no? Ovvero quei punti di fatturato indicativi, chiaramente, ma che coincidono sempre con tutti i nostri clienti, li abbiamo individuati lavorando con oltre 15.000 persone, no? Che se hai raggiunto quel fatturato non fai qualcosa di diverso rispetto a quello che ti ha portato a quel fatturato, non solo rimani lì come tu eri bloccata 8-10.000, ma ritorni indietro. E guarda caso, quello che hai detto tu è proprio il primo breakpoint, cioè i 100.000 euro circa, possono essere 90 per alcuni, 120 per altri.
tu eri bloccata nel primo breakpoint perché quello che ti aveva portato 8.000-10.000, che sono circa 100.000 euro l'anno, non ti sta portando dall'altra parte. Arrivate da noi, cambiato subito le cose da fare, sei arrivata subito a 300.000 euro e oltre di fatturato virtuale, perché chiaramente dopo un mese era un mese, però poi è sempre aumentato e sicuramente questo ti ha portato al secondo breakpoint, che è circa dai 300 ai 500.000. E Ilaria, senti, tanto per fare un recap, cos'è che hai trovato di diverso rispetto alle altre soluzioni che avevi provato da sola o con altri, a grande linea? Diciamo i tre punti velocissimi che ti vengono in mente. Allora, intanto c'è stato una prima impressione che era quella che veniva anche da quei 9 mesi che io avevo speso a guardarmi tutti i funnel, tutti i canali YouTube di tutti i formatori e le formatrici di nostri amici, mettiamola così. No, veramente, cioè, mi ero messa in maniera ossessiva, perché poi quando mi metto divento come un caterpillar davvero, e mi ero guardata tutto il guardabile. E già dal marketing io trovavo degli approcci che non mi corrispondevano, perché erano molto altisonanti, però poi non mi davano una sensazione di serietà, devo dire, sotto. E invece nel marketing programmatico intanto ho trovato proprio tutto quello che mi mancava, cioè nel senso che io so di essere molto forte su alcuni aspetti del business, e c'erano tutti quegli altri che invece erano quelli che mi mancava, quindi proprio il perfetto completamento. E poi ho trovato questa sobrietà, posatezza, cioè serietà per la serie, sono cose tecniche, si fanno così, se vuoi che funzionino devi fare in questa maniera, e quindi questo ha generato molta fiducia in me, perché tra l'altro ci tengo anche a dire che oltre a implementare come un caterpillar, io veramente da subito, quando ho cominciato a studiare nell'impact coaching all'inizio, ho distrutto il 98% di quello che avevo creato in 16 anni di vita. Ok, quindi del business ho distrutto tutto, veramente il 98% l'ho distrutto subito il primo mese, quello di 30.000 euro, ok? Ho distrutto tutto quello che io ero, perché in un anno sono diventata un'altra persona. E questo l'ho fatto perché mi ha ispirato moltissima fiducia tu, perché ovviamente non sono pazza, anzi sono piuttosto intelligente, quindi se faccio le cose del genere perché ho capito che ho individuato una strada giusta, e iniziando a studiare le tue formazioni ho visto che erano veramente strutturate bene, cioè c'era una strada solida su cui potevo poggiare i piedi e non solo camminare ma anche correre e prendere la spinta per volare, per cui il gioco valeva la candela, ecco. Fantastico, infatti ci tengo a sottolineare che io vado molto fiero, no, di questa cosa che ho creato, il programma quadrimensionale, no? Noi non diamo, ci sono alcune persone che danno solo la visione panoramica di cosa fare, ma quando vai a implementare non sai come fare le cose. C'è chi ti dà solo la versione granulare di come implementare, ma non hai quella panoramica, quindi magari fai la cosa sbagliata al momento sbagliato. Noi diamo sia quella panoramica che quella granulare, in più ti diamo tutti gli strumenti che servono, tutto quanto, dai software ai template pronti, tutto quello che serve, in più il supporto, quindi la chiamo quadrimensionale, trasformazione quadrimensionale, no? Grazie Lara per averlo sottolineato, mi fa molto piacere. Adesso andiamo al dunque, no? Allora, gli altri, perché ci sta ascoltando, gli altri risultati, il come li hai raggiunti, i primi risultati li hai già, no, raccontati nell'altra intervista, che ti invito a vedere se tu stai guardando questa intervista. Dall'altro lato però, tu hai ottenuto grandi risultati anche recentemente, praticamente raddoppiati, no, se vogliamo, dopo ce li dirai tu con più precisione. È più entusiasmante, sì. Però ecco, facci sapere un attimo, dall'ultima intervista, che non ricordo nemmeno quali erano i risultati, adesso che ci penso, che è forse 30.000 euro al mese, mi sembra. Esatto, sì, l'altra intervista proprio relativamente al business a 360 gradi, era perché poi ne ho rilasciata qualcuna sul workshop, una su Pyramid Elite, il supporto tecnico, però erano cose più spot, più piccole, però sul business l'intervista era stata quella lì dei 30.000 euro in un mese, che era stato proprio wow, era quella. Però da lì veramente è passata tantissima acqua sotto i ponti, perché io adesso dico il risultato, anzi i due risultati più piccoli tra virgolette, perché per me non sono per niente piccoli, ma sono più piccoli rispetto a quello grande, poi mi dici tu quando dire quello grande. Ti lascio come un fiume in piena. Ok, allora parto da quelli, anche perché vanno in ordine effettivamente. Allora, un risultato che ha fatto moltissima differenza nella gestione del mio business è stato che finalmente sono riuscita a creare un team, attualmente siamo
più di 10 persone, non mi ricordo neanche se siamo 11 o 12 esattamente. Quando ci siamo conosciuti? No, ero da sola, avevo appena chiuso l'esperienza con un altro team che non aveva funzionato e mi ero anche resa conto che avevo selezionato male le persone, per cui dovevo ricominciare da capo ed ero completamente sola. Avevo una sales strategist però che stava cambiando lavoro e quindi anche lei doveva andare via, per cui proprio la solitudine più nera brancolava nella nebbia. E quindi da zero veramente a più di 10 persone per me è un grande successo, perché adesso ho imparato a selezionare bene le persone. Sicuramente nella mia leadership continuo a fare degli errori, perché quello è un cammino dove non si finisce mai di imparare, però ho fatto passi da gigante rispetto al passato, assolutamente. E poi ho fondato una società. Prima lavoravo come ditta individuale, poi sono arrivata a un certo punto in cui sia il commercialista sia il consulente d'impresa mi hanno detto: guarda che qui con questo livello di espansione che stai avendo la ditta individuale non funziona più, è ora di creare una SRL. E allora ne ho approfittato per creare una SRL società benefit, che è una delle SRL a vocazione sociale. Ho cominciato a fare progetti europei, insomma tutta una parte che avevo in cantiere da tanti anni, desideravo portare avanti per questa mia vocazione sociale, e però non c'è erano i margini per farlo, né a livello proprio di struttura, ma neanche a livello economico, di tempo, di sviluppo dell'attività. Per cui ecco, il team e la creazione di questa società benefit sono sicuramente due grandi cambiamenti strutturali proprio di quest'ultimo anno. E poi quando appunto Alessia, la nostra meravigliosa Alessia, la tua assistente fantastica, mi ha contattato per dire: guarda Ilaria, che è il momento forse di fare un'altra intervista a storia di successo, ho detto: mettiamola finito il 2022, così posso dare proprio un bilancio dell'anno. Per capire, mentre stiamo facendo questa intervista, per chi la vede registrata, siamo al 2 gennaio del 2023. Vabbè, esatto, ho appena cominciato, quindi ho i conti freschi. E allora, a livello di fatturato, il fatturato rispetto al 2021 è più che quintuplicato. Cioè sono 20.000 euro in più di 5 volte quello del 2021, perché il 2021 era intorno agli 80.000 euro, 2022 abbiamo raggiunto il 500.000 di fatturato vendite. Wow. Grandioso, cioè per me veramente wow. È passato da 80.000 a 500.000 euro. A 500.000 euro, esatto, con, attenzione questo sto imparando però, inizio ad arrivare, con un margine operativo lordo del 55%, che in realtà è quello di cui vado veramente, veramente fiera. Questa crescita per me è stata straordinaria. Io sono molto ambiziosa, per cui voglio arrivare molto più in là di questo, però in un anno vedere questa velocità, sono veramente felicissima di stare dando tutto quello che posso. No, che cresceva piano piano, e qui adesso sei arrivata da quello che sono 80.000 euro l'anno in praticamente, da quanto ci conosciamo, in 12 mesi forse? 12 mesi. Eh sì, perché praticamente da ottobre 2021 è poco più di un anno, cioè un anno e due mesi. Wow. E quindi ecco, sono molto contento, no? Perché questa è la nostra visione. La nostra visione è quella di aumentare di 100 volte l'apprendimento e i risultati degli imprenditori, no? O dei wannabe imprenditori, che magari sono ancora professionisti, come lo eri tu quando ci siamo conosciuti, oppure chi parte completamente da zero. E sono contento perché quello che tu hai fatto, io l'ho fatto in praticamente 6 o 7 anni, no? Passare da 100.000 a 500.000, forse 5, quindi ha velocizzato per 5, non per 100, ma rispetto a me per 5, e sono uno che investe molto in mentori, quindi magari rispetto alla media anche per 100, e lo meriti tutto perché sei una appunto che martella ed è ambiziosa. Senti, Ilaria, quali sono i tre passi principali che hai fatto dall'ultima intervista ad oggi che ti hanno portato a questi 500.000? Le tre, strategie chiavi che ti hanno cambiato nel modo di operare? Allora, la prima è proprio relativa all'approccio nei confronti della formazione. Cioè, io mi sono messa, e tuttora sto, a testa bassa a fare quello che tu insegni, punto. Non lo metto in dubbio, non lo discuto, neanche ci penso. Semplicemente guardo i tuoi risultati, dico, li voglio pure io, faccio quello che dice lui, punto. E quindi in quest'ottica implementare senza pensare, cioè proprio implementare al massimo di quello che posso, e distruggere tutto quello che trovo sulla strada, anche tutto quello che ho creato io che trovo sulla strada, e anche tutto quello che riguarda il mio ego che trovo sulla strada. Quindi vado veramente
decisa e inarrestabile in questa direzione qua, e continuo a investire in formazione tutto quello che posso. Cioè non penso, ah, adesso ho fatto questa cosa, finché non mi dà quello che immaginavo non investo altro. No, io continuo a investire tutto quello che riesco perché voglio il massimo. E questo ho visto anche appunto come formatrice, guardando i miei studenti e le mie studentesse, che è proprio un approccio nei confronti della formazione che fa tutta la differenza anche a livello di risultati. E poi scusami, aggiungo su questo che il bello è che quando lo fai tu lo fanno anche i tuoi studenti con te, perché il tuo inconscio li educa col tuo atteggiamento, il tuo modo di fare, il tuo modo di parlare, cosa dici, a fare lo stesso con te. Quindi sicuramente insomma quello che si chiama la teoria del riflesso, no? Sì, funziona, funziona. Poi c'è la creazione del team. La creazione del team ha fatto tutta la differenza, anche lì. Poi tra l'altro i primi mesi andavo un po' più lenta pure su quello, perché dicevo, vabbè, prima devo portare queste prime persone ad avere dei risultati per poi poterne motivare delle altre, invece no, poi ho fatto un'altra call con Alberto, era in quei giorni, e mi ha detto, no, ma vai a raffica, continua a fare il recruitment tutti i mesi, e assolutamente... Però il nostro commerciale, intendi, giusto? Sì, esatto. Che tra l'altro poi faccio vedere magari anche il leaderboard di vendita, tra l'altro Alberto ha fatturato, ha chiuso più di 1.200.000 euro di contratti nel 2022 per la nostra azienda. Grandissimo. Hai chiesto la persona giusta, hai chiesto. Sono fortunato, mi è capitato lui, veramente grande, sì, infatti bravissimo. E quindi sì, la creazione del team e mettere tanta energia in questo. Avevo paura di non riuscire a pagare le persone tutti i mesi, avevo paura di fallire come avevo fallito in precedenza, avevo paura di non essere una leader abbastanza matura per guidare un team verso risultati di una certa grandezza, e me ne sono fregata di tutte queste paure al solito, e ho detto, sai che c'è, prima comincio e prima sviluppo tutto quello che mi serve per diventare quello che voglio diventare, e quindi mi sono messa in quest'ottica qua con molta umiltà, perché poi fondamentalmente è quello che ci vuole. E la creazione del team assolutamente. E poi ho cominciato a volare più alto, non solo a livello di sogni, di ambizioni, desideri, ma anche a livello concreto, cioè correre più rischi, impegnarmi di più economicamente, in generale investire di più nelle cose, cioè smettere di pensare a risparmiare, prendere la buona offerta, ma prendere il meglio di tutto quello che... Quindi chiaramente con una serie di angosce e sonni poco tranquilli i primi mesi, però anche lì ho visto che dopo si sviluppa un certo pelo sullo stomaco e diventa sempre più facile. Diventa quasi soddisfacente, diventa adrenalina, no, farlo. Sì, è eccitante, sì, indubbiamente. Sì. Sì, no, e poi, insomma, anche la velocità. In questo devo dire che, visto che l'hai tirato fuori, ho scoperto proprio qualcosa che mi piace un sacco, nel senso che questo andare più veloce, vivere in maniera più adrenalinica, mettere più avventura nel business, osare di più, ho scoperto che mi fa divertire di più. È qualcosa che penso che abbia inciso tantissimo anche sul fatto che quest'anno ho perso pure 15 kg di peso corporeo. Complimenti. Cioè, mi sono proprio alleggerita, cioè ho cominciato a dare tutto, a vuotare il sacco e far esplodere continuamente tutta la mia energia, e questa cosa ha avuto anche un riflesso sulla forma fisica, che chiaramente mi ha dato molto piacere, perché andare in giro con 15 kg di meno addosso si viaggia parecchio più leggeri. E quindi non solo nel business tanti risultati, ma ho anche scoperto che vivere così mi piace un sacco di più. Esatto. Ed io credo che sia uguale per tutti, infatti per quello che noi predichiamo, no? Questa cosa di andare all in 100%, non farsi bloccare delle paure, dubbi, perché l'unica paura o dubbio è quella della se vai contro la gravità, no? Contro le leggi della gravità. Per il resto, quando hai il dubbio, una paura, è la cosa giusta da fare, lo dicono tutti, ma nessuno lo fa. E invece quando vai all in senza, ho paura di chiamare, chiama, senza pensarci, chiama, ho paura di investire, investi, come hai fatto tu con noi più e più volte, no? Senza pensare, questo ti porta a risultati, ma soprattutto ti fa vivere con l'entusiasmo nella vita, esatto. No? Senza bloccarti o perdere secondi preziosi di tempo. E tu sei l'esempio lampante, no? Ogni volta che ti vediamo sei super sorridente, super entusiasta. E questo fa, sembra magari per alcuni che ci ascoltano una cavolata, invece fa totalmente la differenza. Andare all in su tutto, come hai detto tu, è molto adrenalinico e fa totalmente la differenza. E sono contento di, grazie al team e tutto quanto, di averti anche un po' trasmesso, no? In piccolezza questa parte, sicuramente. Quindi, insomma, Ilaria, mi sembra che abbiamo per il momento detto tutto, ma tu sei
appena entrata, bisogna ancora iniziare nel nostro nuovissimo programma più avanzato che è 1% 360, dove parliamo. Esatto, non vedo l'ora, infatti, sì. Già il team, no, l'hai creato secondo i nostri algoritmi dell'impact coaching e tutte le strategie, però adesso lì andiamo più in profondità sulla leadership, sulle KPI, andiamo a molto, lavoriamo personalmente fianco a fianco, insomma ci divertiremo molto. Ilaria, bisogna portare questa attività da questo breakpoint, che sei al secondo, a mezzo milione, bisogna portarlo al terzo, cioè al milione, poi al quarto, 3 milioni e così via. Ilaria, Esatto, sì. ti ringrazio intanto tantissimo. Dove ti possono trovare se qualcuno è interessato a quello che fai, le persone? Dacci un dominio oppure un link, qualsiasi cosa. Sì, allora il mio sito è www.ilariacusanoacademy.com, poi su Instagram anche come Ilaria Cusano Academy e in generale comunque mettendo Ilaria Cusano su Google ho colonizzato la prima pagina da tanti anni, per cui mi troverete molto facilmente. Sì. Fantastico, guarda, ti do veramente un grande abbraccio, ti ringrazio per questo tuo tempo. Chiaramente da qui al 2023 io e te siamo in parola perché è il tuo compleanno, che verrai a parlare con gli altri risultati, li vedremo direttamente dal palco, no? Del nostro evento Codice 1%. Se tu che ci stai ascoltando sei interessato ai nostri programmi, manda la candidatura senza impegno qui, parleremo senza impegni con uno dei nostri ragazzi. Chiaramente è normale che se vediamo che ti possiamo aiutare ti faremo un'offerta per cambiarti la vita come abbiamo fatto con Ilaria e tanti altri. E soprattutto se sei interessato al codice 1%, evento di 3 giorni, straordinario, non abbiamo mai fatto prima, 2023, 3, 4, 5 novembre 2023 Rimini, clicca il pulsante che c'è qui da qualche parte, nel sito lo trovi sicuramente e prendi subito il tuo biglietto prima che esauriscano. Ilaria, ti ringrazio di nuovo, è stato un grande piacere, ti auguro uno Grazie splendido davvero. 2023. Anche a te. Ciao a tutti e a tutte.